Buon pomeriggio a tutti e grazie di aver partecipato, grazie ai dirigenti, ai funzionari del Ministero, ma soprattutto grazie agli operatori della stampa. Oggi noi siamo qui per presentare un qualcosa che io avevo preannunciato alla festa della polizia. Alla festa della polizia avevo preannunciato che avremmo pubblicato un volume contenente i volti e il curriculum dei latitanti arrestati. E avevo anche detto che questa sorta di album delle figurine, come quelle dei calciatori, avrebbe rappresentato per noi un messaggio molto importante da dare all'opinione pubblica, da dare soprattutto ai giovani, e cioè che lo Stato vince e i criminali perdono. E cioè che quando tu fai qualcosa contro lo Stato e lo Stato riconosce che tu hai fatto una cosa gravemente lesiva del diritto, tu devi rispondere di fronte allo Stato e che se provi a sottrarti, lo Stato alla fine vince. Ecco, devo constatare che non è stato sufficiente un volume, ma sono stati necessari tre volumi. Questi sono i tre volumi che rappresentano il grande album delle figurine delle persone che hanno tentato di sottrarsi allo Stato e che lo Stato ha catturato. Lo Stato vince e chi viola le regole dello Stato perde. Oggi noi presentiamo i risultati di 12 mesi. 12 mesi di azione dello Stato hanno prodotto esattamente 2014 latitanti arrestati. 2014 in 12 mesi. Mi permetto di aggiornare il dato perché il nostro lavoro si è completato ieri sera, ma oggi la Guardia di Finanza, con la quale mi congratulo, ha arrestato a Napoli, a Torre Annunziata specificamente, Roberto Ilardi, che si era sottratto alla cattura il 10 marzo e che era coinvolto in un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Era stato coinvolto in un'operazione del marzo scorso, si era sottratto e quindi non siamo più a 2014, siamo a 2015 latitanti arrestati. Si tratta di 82 rientranti nell'elenco dei più pericolosi, 662 italiani catturati all'estero e 1270 catturati in Italia su richiesta dell'autorità giudiziaria di paesi stranieri. Questi sono i risultati, vorrei che vedeste le slide che adesso saranno proiettate per avere tutti i dati. Nella notte il boss Silvio Farao. E manette sono scattate anche all'alba di oggi per il boss latitante dell''ndrangheta Silvio Farao. Nell'elenco dei ricercati più pericolosi d'Italia, Silvio Farao era latitante dal 2008 ed era stato condannato all'ergastolo in primo e secondo grado. Individuato in una casa di campagna nel Cosentino, non ha opposto resistenza. Il suo nome era inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi d'Italia. Thank you.
'Ndrangheta, arrestato in Olanda vicino a Utrecht il boss Francesco Nirta, 39 anni, latitante dal 2007, condannato all'ergastolo per un omicidio della faida di San Luca, poi sfociata nella strage di Duisburg. È stato arrestato il boss della 'Ndrangheta, Francesco Nirta, era ricercato dal 2007, uno dei 10 latitanti più pericolosi del mondo. Ad attendere Francesco Nirta in Italia è una condanna all'ergastolo. La polizia olandese è riuscita a scovare il nascondiglio del boss in collaborazione con la squadra mobile di Reggio Calabria, lo SCO e la mobile di Milano, che da 15 giorni erano sulle sue tracce. Il ringraziamento alle forze dell'ordine e alla magistratura è stato espresso dal capo della polizia e dal ministro Alfano. Stato vince e avete visto che c'era una perfetta coincidenza dei 2014 latitanti arrestati con l'anno 2014. Se la finanza non avesse arrestato il 2015esimo questa mattina, quindi i complimenti hanno questa piccola notazione estetica. Grazie all'arma dei carabinieri, qui rappresentata dal comandante generale Gallitelli, per questo straordinario lavoro fatto in questi 12 mesi. Grazie alla Polizia di Stato, c'è un gruppo integrato, il gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti, cioè il GIRL, gruppo integrato interforze ricerca dei latitanti, che è guidato dal prefetto Cirillo, dal vice capo della Polizia, che ha una funzione di coordinamento di tutti i settori di eccellenza delle singole forze dell'ordine per affinare sempre di più i progetti di cattura dei latitanti. Questo è stato fin qui un compito che è venuto fuori con grande efficacia e che è stato svolto molto bene, e il lavoro l'abbiamo organizzato in modo tale che nel primo volume ci siano i ricercati in Italia e catturati in Italia e all'estero. Quindi nel primo volume c'è l'elenco, i volti e il curriculum dei ricercati in Italia e catturati in Italia e all'estero. Nel secondo e terzo volume invece ci sono i ricercati dall'estero e catturati in Italia, quindi coloro i quali hanno un mandato di cattura internazionale da parte dell'autorità giudiziaria straniera. Non ho molto altro da aggiungere, è una comunicazione che avevo promesso di fare e che ho fatto perché la ritengo molto importante da tutti i punti di vista, da un punto di vista del messaggio e da un punto di vista operativo. Lo Stato vince e il mondo non basta a fuggire. Questi due sono i messaggi. Lo Stato vince significa che chi vince è lo Stato e chi perde è la criminalità e il singolo criminale. E il messaggio è che noi non diamo tregua, non daremo tregua a coloro i quali si sottraggono allo Stato, ed è una straordinaria manifestazione di forza che vuole rappresentare nei confronti di tutti i cittadini italiani un atto di grande rassicurazione per tutti quelli che ritengono che lo Stato possa a volte non essere forte come si pretenderebbe che fosse. Lo Stato è forte, lo Stato c'è, lo Stato vince. Negli ultimi 12 mesi abbiamo catturato 2015 latitanti e questa è la dimostrazione di un lavoro straordinariamente importante. Siccome la sicurezza si fonda sui risultati ma anche sulla loro percezione, abbiamo voluto regalare, e saranno anche a breve su internet, i volti e i curricula di quelli che sono stati catturati. Era troppo ponderoso il lavoro di stampa per farne tante edizioni adesso, quindi per i giornalisti che volessero per caso
consultarlo qui per sfogliare, vederne la veste grafica, guardare un po' come è fatto, potranno farlo e poi noi lo metteremo su internet con tutte le facce, tutti i volti che ovviamente sono stati inseriti nel pieno rispetto delle leggi, di tutte le normative, di tutte le cautele riguardanti la riservatezza individuale che le leggi prevedono e impongono. Quindi la mia comunicazione era e doveva essere abbastanza rapida. Se ci sono domande, mi sottopongo alle domande. Un attimo. Lucilla Franchetti, Rai News 24. Nel comunicato stampa è stato presentato come archivio storico mobile. Si chiama così perché viene messo su internet o per qualche altra ragione? No, è così perché è l'archivio storico di questo anno di tutti i criminali arrestati dopo che è stata dichiarata la loro latitanza, ed è mobile per il semplice fatto che è soggetto ad aggiornamento. Oggi abbiamo aggiunto il 2015 ed è la ragione per la quale è mobile, non è un archivio statico. Altre domande? Bene, vi ringrazio allora della partecipazione. Questo è a disposizione vostra, il prefetto Colombrino vi assisterà in questo lavoro. Che è successo? Ok, va bene. Grazie allora, grazie a tutti.